Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Come allestire la gabbia dei nostri pappagalli? È necessario avere una gabbia bella grande oppure è importante anche allestirla? È importante avere una gabbia abbastanza grande, ma è anche importante un buon allestimento. Ed è per questo che faccio questo video, perché dopo un anno di layout diversi nella gabbia delle mie due galopsitte, ovvero Caivano e Robin, ho deciso di fare questo video per aiutare chi ad esempio ha difficoltà ad allestire la propria gabbia. Non ci vuole molto, ma ci sono dei piccoli errori che si possono commettere e ci sono dei consigli che vi posso dare. Parliamo prima della gabbia in sé. Deve essere sviluppata in orizzontale e in verticale in base al tipo di pappagallo e poi non deve essere mai circolare, perché il pappagallo così non ha angoli dove nascondersi. Il fondo ve lo consiglio con un doppio fondo, ovvero con la grata e poi il fondo vero e proprio. È utile per una questione di igiene, poi ci si regola anche quando si prende il pappagallo, visto che ci sono specie come i cacarichi o i parrocchetti di Burke, su cui ho fatto l'ultimo video e se volete andate a vederlo, che passano molto tempo sul fondo della gabbia. Anche le grate sono importanti, devono avere una spaziatura adeguata in base alla specie. Ad esempio per le calopsite la distanza deve essere di 1,5-1,8 cm. Da mettere sono i trespoli, più di uno e non in plastica ma in legno e possibilmente naturale, come ad esempio ce l'ho io, e non tossico. Questa è la lista dei legni tossici e non per le calopsite. Io ho tre trespoli disposti su due piani in modo che i pappagalli possano passare il tempo sia sopra che sotto la gabbia. Importante la distanza che c'è tra i trespoli, devono essere abbastanza lontani da permettere il volo ai pappagalli. Due sono in legno naturale e uno no. Quelli in legno naturale sono ottimi anche come passatempo, perché le calopsite ci giocano e cercano di distruggere un po' tutto. È importante non mettere un trespolo sotto ad un altro, altrimenti quello di sotto si riempirà di feci, come purtroppo capita a volte a me. Infatti, se proprio non potete evitare questa cosa come me, perché magari la gabbia non lo permette, cercate di pulire quando il trespolo si sporca. Anche le dimensioni dei trespoli sono importanti, sempre meglio che la grandezza dei rami cambi, perché fa bene alle zampe dei nostri pappagalli. Io ho anche un trespolo comprato su internet come trespolo lima unghie. È diverso dagli altri, i pappagalli non lo usano molto come lima unghie, ma ci passano comunque del tempo sopra. Passiamo alle mangiatoie. Inizialmente utilizzavo quelle in plastica, ma pian piano sono passato al team ciotole in alluminio perché sono più facili da pulire. Vi consiglio appunto questi ultimi per la loro facilità di pulizia, ma anche perché il tempo che si impiega per prenderli, lavarli e rimetterli è minore rispetto a quello delle mangiatoie in plastica. Io ne ho tre e due li uso per i semi e uno è più grande per la frutta e la verdura, proprio perché essendo più grande e tagliando la frutta a pezzettini molto piccoli, i pappagalli quando la vanno a mangiare non la buttano poi per terra, ma quando la lasciano va a finire comunque nella ciotola e rimane lì, in modo da evitare uno spreco di frutta e verdura. Vi consiglio, se avete una coppia, di fare così, perché se i due ultimamente sono aggressivi tra di loro possono mangiare per fatti loro. Idem per i beverini, almeno due in gabbia, ma questo più per una questione di sicurezza. Se magari siete infatti in viaggio e non ci siete e cade un beverino, ne rimane uno per sicurezza e le calo possono comunque bere. Inutile dire poi osso di seppia, uno ne basta. Se volete potete prendere un blocchetto di sali minerali che verrà utilizzato come l'osso di seppia. Personalmente però l'ho comprato una volta, ma né Caivano né Robin l'hanno mai utilizzato. Anche i giochi vogliono la loro parte, almeno due ci stanno, ma vanno messi in parti che non ingombrano, perché se si ostacola il volo dei pappagalli non va bene. Io ad esempio li ho messi in posti un po' laterali, meno trafficati, alcuni anche quasi sul fondo della gabbia, in modo che non diano fastidio quando passano da un trespolo all'altro.
Io ho due giochi, uno di mia invenzione con vecchi pezzi di legno recuperati da altri giochi e uno comprato tempo fa ma poco utilizzato perché lo sto ancora valutando. Infatti fate sempre molta attenzione ai giochi che prendete. Assicuratevi che i colori siano atossici, che i filamenti siano sicuri e che sia tutto a posto da questo punto di vista. Ovviamente non ingombrate la gabbia con troppi giochi. Ma ragazzi, il video finisce qua, mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale. Ma da Lake Parros è tutto e noi ci vediamo alla prossima.